Seconda parte. Allora, continuiamo con gli acquisti. Allora, gli acquisti di make-up sono terminati. Sono terminati. Io prima di smettere di fare i video ho ricevuto anche qualche pacco da qualche amica, quindi con dei prodotti. Non ho mai fatto il video di questi prodotti. In realtà mi sembra scemo farlo dopo diversi mesi. Comunque, sono prodotti che diciamo che quelli che ho utilizzato in questo periodo poi magari salteranno fuori, tipo, non so, la routine per il viso, ecco così. Vedremo, mi stanno venendo in mente le cose adesso, sto riprendendo l'abitudine. No, per quanto riguarda il make-up, mi sa che mi manca questo, che è un rossetto Clinique che mi ha regalato una mia amica. Mi ha detto: sai, sono andata in profumeria a comprare, non mi ricordo che cosa, mi hanno dato questo, ho pensato a te. Si chiama High Impact Rouge Impact, il numero 17 Rosette. Io vi dico solo questo. Li vedete? Si vedono, no? Glitter oro. A me. Glitter oro, va bene. Allora, è un rossetto sheer. Così questo rosato, il problema è molto idratante, molto confortevole. Il problema sono i glitter. Che poi glitter, questo è proprio perlato, satinato, non so come dire, è perlato, ragazze, cioè. È un po' difficile, l'ho usato qualche volta, e mi piace come la sensazione. Però, insomma, quindi questo. Poi, allora, sono stata in Puglia per Capodanno e sono andata lì per Coop. Dovevo fare proprio la spesa per Capodanno e mi sono fermata nel reparto bambino. Nel reparto bambino, sì. E ho trovato dei prodotti per le mamme. Allora, ho comprato. Ci siete tutti? Sì. Allora, innanzitutto ho comprato due prodotti che ancora non ho aperto perché sono destinati agli ultimi mesi della gravidanza. Quindi, insomma, li ho comprati io non avendoli per Coop, non avendo visto ancora questa marca. Questa è la Bionova ed è la linea mamma. Crema gambe e piedi tonificante. Aloe vera e menta piperita rinfrescante. Allora, sono prodotti biologici certificati, bla bla bla. Io forse non l'ho ancora mai aperta. Questo è il tubo della crema e sono 125 ml, quindi una crema rinfrescante che, insomma, quando arriverà la primavera, penso sarà per me fondamentale utilizzare, e quindi l'ho presa. Poi ho preso l'olio corpo. Io ovviamente sto facendo un uso abbastanza smodato dell'olio per il corpo, non utilizzo più le creme. Olio per il corpo emolliente, calendula e olio di argan elasticizzante. Neanche questo ho aperto perché sto utilizzando prima quelli che ho aperti, logicamente. Questa è la confezione. Non ho idea di come sia, sinceramente, l'ho soltanto comprato 100 ml e appunto questo è l'olio corpo. Sto utilizzando, allora, ho terminato, io ho sempre utilizzato sotto la doccia l'olio di mandorle. Ho terminato quello dei provenzali, sto ormai terminando proprio le ultime gocce di Ti vedo dallo specchio Caloderma, che mi piace un sacco perché ha un profumo ottimo. Mentre quello dei provenzali non lo comprerò per un po' perché non mi disgusta, sinceramente. Poi c'è anche il fatto che ovviamente tu chiudi l'acqua, ti ungi come un merluzzo e poi ti devi asciugare, per cui il telo, la spugna
rimane impregnata dall'odore dell'olio e non c'è lavatrice che tenga, quantomeno i miei asciugamani rimangono con l'odore dell'olio. Per cui diciamo che utilizzando quello Caloderma, comunque un olio che abbia un minimo di profumazione è molto meglio. Ed è comunque un olio puro. Poi, quindi sto terminando quello che tengo sotto la doccia, così è lì e basta. Poi sto terminando un, non ce l'ho qui perché ce l'ho sul comodino, perché a seconda di dove sono io mi ungo. Di solito lo faccio la sera prima di andare a letto perché ne metto in abbondanza su pelle asciutta e quindi o in bagno o in camera da letto ce l'ho, e ho il bio oil che non credo ricomprerò più. Io ho preso la confezione piccolina da 60 ml di bio oil che secondo me mi dà prurito sul petto, mi dà prurito, per cui non penso che lo ricomprerò più. Poi in farmacia, un mesetto fa almeno, ho trovato al 50% l'olio della Eucerin, che tengo, questo è quello che tengo qua davanti in bagno, che ho iniziato da poco ad utilizzare, ed è un olio corpo. La scatola l'ho conservata, sì, così ve la faccio vedere qua. Olio corpo pelle sensibile, 100% oli naturali, efficace contro le smagliature e migliora l'elasticità della pelle. Ora, io utilizzo gli oli perché so che è fondamentale utilizzarli, ma non mi aspetto sicuramente di non vedere neppure una smagliatura sul mio corpo, oltre a quelle che ho, intendo, logicamente. Spero almeno che, non so, che un minimo mi aiuti, ecco, mi faccia bene. Questi sono gli ingredienti, quindi è fatto tutto da... come si dice, da oli naturali. Poi c'è questo tocopherol, è il profumo, ed è molto gradevole, devo dire, mi è piaciuto, l'ho pagato intorno agli 8 euro, era al 50% e sono 125 ml, mai come il bio oil che ne costa 10 in offerta per 60 ml, non mi piace il bio, e poi il bio oil è paraffina. Torniamo a Bionova. Scusate la digressione olio gravidanza che poi allora sto usando due prodotti. Uno lo sto usando da Capodanno, cioè da quando l'ho comprata, perché era un periodo in cui ero senza crema viso, non avevo voglia neanche di andare ad acquistare la crema viso, quindi ho utilizzato un po' di campioncini che avevo e ho fatto anche una scoperta interessante. Ho comprato lei, cioè la crema macchie cutanee, sempre della linea Bionova Mamma, burro di karité e margherite, una crema illuminante. Diciamo che il fatto che fosse illuminante non mi ha fatto impazzire, ma l'ho presa proprio per il problema delle macchie solari, delle macchie cutanee, perché nonostante questo sia un periodo, insomma, d'inverno, non ti esponi al sole particolarmente, però qui questa è una zona in cui il sole c'è sempre, per cui comunque sei sempre esposta, e quando inizierà, magari quando inizia a togliere le sciarpe, a stare un pochino più col collo scoperto, io la metterò anche qui, perché ho visto che è una zona molto sensibile, quindi questa. Allora, è una crema, vi dirò, che mi piace, questa è la scatola. Mi piace nel senso che non mi sta appesantendo il viso, è vero anche che c'è freddo, non so come... potrò reagire utilizzando questa crema di primavera estate, quindi col caldo che poi già tra un mese ci sarà decisamente più caldo, non so, perché la mia pelle è cambiata, ho avuto delle settimane in cui avevo una pelle molto più bella, adesso invece insomma è tornato un po' a far cagare, diciamo la verità, però non è più tendente all'unto come prima, cioè un po' meno, probabilmente anche la temperatura, non lo so, comunque questi ormoni. Tant'è che due giorni fa mi sono che poi di questa ne basta pochissima, io ne uso proprio una cosa così, spalmo, anche un ottimo profumo, la spalmo, si assorbe velocemente perché ha una formula quasi in gel, quindi è molto, si assorbe molto velocemente, ha un buonissimo profumo di burro di karité, infatti io mi aspettavo qualcosa di molto più pesante, invece no, e poi se necessario ne metto un'altra mezza goccia perché poi mi faccio anche il collo eccetera, e beh, stavo dicendo
dicendo, non avendo più creme viso, eccetera, e sapendo che questa crema che sto utilizzando mattina e sera, tra un po' diventerà sicuramente pesante per il giorno, mi sono portata avanti e mi sono ricomprata lui. Vedete e vedrete poi nel video dei prodotti finiti il suo genitore, cioè il primo che ho comprato, che ho finito tempo fa, è il siero viso purificante di Bioficina Toscana, che per me è assolutamente perfetto. Quindi l'ho ricomprato, strano, stranamente io ricompro prodotti specialmente per il viso, e non so se mi sia mai ricapitato finora, sinceramente. Mi è piaciuto tantissimo. Per cui l'ho comprato e magari lo alterno a quella crema. Mi sta venendo l'affanno. Dai che ce la fai. Ok, poi ho comprato questa, che è la crema pancia e seno nutriente, burro di karité, olio di argan, rassodante. Vediamo direttamente il tubo, 200 ml. Eccola qui, 200 ml, burro di karité, olio d'argan, vabbè, sappiamo, è elasticizzante, nutriente, idratante, dunque, quando la usi, visto che ti stai sempre spalmando l'olio, allora, io ho iniziato ad usarla così. Allora, innanzitutto è molto difficile da far uscire perché questa sì, cioè schiacci, 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 ed esce. Questo, un ricciolo, quindi penso che tra un po' si tapperà proprio il buco. È un burro, non è una crema. È proprio. È difficile anche l'assorbimento, però è quello di cui. Ha un profumo buonissimo. Io con i profumi ho molte difficoltà ultimamente, moltissime, ma poi insomma. Anche con i prodotti finiti, vedete, non è assolutamente di facile assorbimento, quindi richiede, io intanto prendo la carta, richiede un bel massaggio, ma in fondo è quello a cui serve perché deve rimanere presente sulla pelle, se no non vale a nulla mettersi un velo d'acqua addosso. E niente, lascia la pelle molto morbida. Una volta che si è assorbita, che voi avete fatto il vostro massaggio, la sensazione sulla pelle è molto piacevole. E cosa stavo dicendo? Quando è che la usi? Allora, l'ho iniziata ad utilizzare da pochissimo, quindi non vi so dire niente di particolare. Ho iniziato ad utilizzarla all'inizio per pigrizia, quando non avevo voglia di. Scusate, quando non avevo voglia di mettermi l'olio. Però visto che in realtà forse dà ancora più lavoro da fare la crema. E adesso invece la sto utilizzando quando esco dalla doccia, cioè, mentre quando metti l'olio a secco tu rimani bella unta, poi tanto vai a letto, ti metti il pigiama e poi l'olio si assorbe durante la notte. Quando esco dalla doccia, comunque tanto olio che ho addosso lo porto via con l'asciugamano. E quindi dopo io vado ad integrare appunto mettendo un pochino di questa crema. Che fatica, madonna. Cioè io non mi sono mai idratata tanto in tutta la mia vita. Sia dentro che fuori sto bevendo litrate d'acqua. Ok, con Bionova ho terminato. Accanto io lo dico a tutte le persone interessate, a parte che questi prodotti ovviamente cioè, sono per tutti, nel senso. Tanti problemi magari di gambe pesanti o di smagliature o macchie cutanee, cioè sono problemi che possono avere tutti quanti, quindi non è che siano specifici. Io li ho comprati per questo periodo, ma ovviamente sono cose che possono tornare utili a tutti. I prezzi vanno, se non mi ricordo male, dai 5,90 agli 8,90 o 4,90 a 7,90, tra i 5 e gli 8 euro più o meno, più o meno. Quindi insomma, non neanche male, per dei prodotti biologici neanche male. E lo dico per le fortunate che hanno l'Ipercoop e che appunto possono trovare questi prodotti accanto a questa Bionova. Mamma, c'era anche l'Anti-Illis Baby.
ho sentito parlare molto bene anche di questa linea Antillis, cioè quella normale. Ho trovato appunto l'Antillis Baby Eco Bio e io ho comprato la pasta all'acqua per il cambio, burro di karité e amido di riso. È un prodotto, a parte la confezione, vabbè, ciao, è bellissima. L'Antillis Baby è anch'essa come la. Se n'è andata la luce, la corrente. No, sto pensando alle 1400 cose che ora non posso fare con la corrente, ma non importa. Maledetti lavori stradali. E niente. Quindi, questa come la Natura Bella Baby, la. Aspetta, che dovrei averti qui. La Gently. La Gently è. Non mi ricordo che altro. C'è qualche altra marca, mi pare di averla vista anche da Prenatal. Una linea sempre della ditta Pierpaoli e appunto della ditta Pierpaoli che praticamente produce ogni cosa. C'era. Dai, aspetta, no, aspettate che magari vi sto dicendo delle minchiate. No, prodotto da Pierpaoli. A posto, Senigallia. Perfetto, quindi anche questa è. Mi piace un sacco perché? Perché allora io ho diverse creme, tipo questa qui è quella all'ossido di zinco, questa vedete Natura Bella Baby è questa marca qua che io ho trovato in uno stand all'Eurospin, che lo stand come è arrivato se n'è andato, quindi non è più, assolutamente non si può trovare più. Io ho trovato questa crema per il cambio del pannolino che io ho comprato tempo fa per me stessa e che utilizzo dopo la depilazione. Non fa assolutamente niente. Capita però che se abbia magari dei punti del corpo irritati, effettivamente questa l'irritazione la lenisce. Sui problemi che io ho per dopo ceretta, quindi gli sfoghi, eccetera, assolutamente non fa nulla, ma non importa. Quindi questa è quella che avevo io per me. Ed è una, no, perché ve lo stavo dicendo, per il tubetto, è una crema abbastanza liquida, quindi se ne perde un po' quando l'aprite. Mentre questa, che io non sapevo quando l'ho comprata, mi è piaciuta anche per questo motivo, perché io già immagino il momento del cambio del pannolino, che devi essere Vishnu con 5.000 braccia, almeno questa alla pompetta, spero che insomma non se ne perda la metà. E poi mi farò mandare sicuramente di questa linea tutti i prodotti, tipo il sapone, il bagnetto, ecco queste cose qua. Ah no, no, mi stavo dimenticando a proposito di saponi, detergenti, che ho comprato anche questo, sempre della Bionova. Questa linea però, mi sono accorta dopo, è tornata la corrente! Che bello! Questa è la linea Bionova Baby. Da 0 mesi in su, il che mi fa pensare, ma questo che significa? Da 40 settimane in su? Cioè, in che senso? Non lo so, non lo so. Boh, anche perché poi finisce la. Vabbè, comunque, niente. Quindi, questo detergente. Aspettate che mi si gira il polso. Detergente unico, delicato riso e calendula per la pulizia. Cosmetico certificato senza, vabbè, le solite cose che tutti noi sappiamo. Allora, essendo della linea Baby, io in realtà l'avevo comprato per me perché cercavo avendo finito anche oltre a tutte le altre cose, detergente viso, eccetera, stavo cercando qualcosa per me. Poi però ho letto che era della linea Baby, quindi ho detto, ma vabbè, aspettiamo, tanto non c'è particolarmente fretta, usi un'altra cosa per il viso e poi lo proviamo insieme. Dunque, è consigliato per la pulizia quotidiana del vostro bambino durante il cambio del pannolino per eliminare in maniera delicata le impurità, qui insomma per lavare il sederino al momento del cambio del panno. E quindi questo qua aspetto ad aprirlo, tanto ripeto, non c'è una particolare fretta, anche perché poi sempre all'Ipercoop sono andata alla ricerca dei prodotti Vivi Verde, che dove li ho messi? Aspettate. Quando si dice organizzazione, molta. Allora, mi sono ricomprata sicuramente il burro cacao perché stavo utilizzando gli ultimi. L'ultimo, forse, perché uno ormai è praticamente finito e ne ho un altro che sto utilizzando. Quindi ne ho comprati altri due. Chissà quando mai li potrò ricomprare. Quindi via altri due. Mi pare che siano aumentati, non vorrei dire. Vabbè, pazienza. E poi ho comprato. Allora, ho ricomprato il detergente viso.
che non ho ancora aperto. Questo mi era piaciuto molto. Questo proprio l'ho comprato con certezza perché l'ho utilizzato tutta l'estate. Mi pare mi sia durato almeno 2 mesi. Mi è piaciuto moltissimo, quindi l'ho comprato proprio senza dubbio. Poi ho comprato il detergente intimo che non avevo ancora provato. Non ho comprato lo shampoo perché, sinceramente, per quanto non fosse male, per i miei capelli, purtroppo io ho bisogno di qualcosa di specifico, quindi tipo antiforfora o per capelli grassi. No, sto guardando che se non mi muovo ad andare a tagliarmi i capelli, vabbè, c'ho una scopa in testa. E poi ho comprato. È bagnato! Poi ho comprato il sapone liquido delicato, che vedete, ho già iniziato ad utilizzarlo. Ne avevo sentito parlare da Melania, sempre Melania ormai. Mia consigliera, l'ho comprato perché forse l'avevo sentito proprio poco tempo prima, oppure l'ho comprato, l'ho sentito dopo, non mi ricordo. Il sapone liquido e lo sto utilizzando come detergente viso. Fatemi asciugare. Come detergente viso, non per struccare il viso, non so, non ci ho provato come struccante, non ci ho proprio provato ancora, ma come detergente, la mattina, ecco così. Per ora tutto a posto, non vorrei che mi seccasse il viso, ma pazienza. Quindi insomma così. No, è già finito. Fatemi guardare intorno. Sì, ho già finito. Ho 21 minuti. Ho già finito, ragazzi. Ciao, alla prossima.